ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. È sembrato un vero e proprio agguato, forse per vecchie ruggini che probabilmente si trascinavano da tempo. Il 51enne, buttafuori senegalese, adesso sta meglio, ma ha rischiato di morire per il colpo inferto alla gola, probabilmente con un cacciavite da alcuni giovani sabato notte, dopo aver negato l'accesso in discoteca agli stessi, considerati indesiderati nel locale pieno della movida pescarese Pepito Beach, riviera nord di Pescara, dove di giorno e di notte centinaia di giovani si ritrovano da qualche settimana, una volta finite le restrizioni anti-Covid. Sta indagando la polizia, intervenuta sul posto per rintracciare gli autori dell'aggressione, per capire con certezza anche il movente del gesto, che sembra comunque un'azione premeditata, visto che l'uomo sarebbe stato atteso intorno alle 3 di notte vicino alla sua auto alla fine del turno. E solo per un caso l'aggressione non ha avuto conseguenze peggiori, con l'addetto alla sicurezza colpito alla gola, che ha avuto il tempo e la forza di chiamare il 118 che l'ha portato al pronto soccorso. Il collega dell'addetto alla sicurezza nell'intervista di Sara Del Vecchio. No, praticamente noi stavamo al lavoro, al servizio, come sempre. Praticamente sono avvicinati questi ragazzi che più o meno conosciamo in giro. E noi abbiamo ritenuto giusto di non farli entrare e li abbiamo negato. Io personalmente li ho negato io l'ingresso. Anzi, prima mi ci sono pure io attaccato con loro, perché per me sono ragazzi che non devono entrare nei locali, perché sono ragazzi che non si comportano bene e non si sanno comportare. E come noi dobbiamo garantire anche l'incolumità alla gente, quindi non li abbiamo fatto entrare. E là è successo quello che è successo ieri. Quindi hanno preso un cacciavite e hanno ferito il tuo amico? Il cacciavite noi l'abbiamo sentito, però comunque sì, a un certo punto il collega l'ho visto soltanto la mano al collo e mi stava dicendo: Medu, mi hanno accoltellato, io mi chiamo Medu. E subito loro si sono andati alla pineta, io sono andato alla pineta con altri due colleghi a cercarli e purtroppo non li abbiamo trovato. Sono scappati? Sì, ma prima o poi o li prendo la polizia o li prendiamo noi. Uno dei due, perché noi non moriamo, non si può scherzare così.